Eccoci qua, ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi una istituzione del reportage internazionale di guerra italiano, Massimo Alberizzi, che oggi diciamo si dirige la testata online africa-express.info. Poi comunque vi mettiamo i link, che è una testata che anche mi sembra anche in collaborazione col Fatto Quotidiano, nel senso che viene spesso rilanciata dal Fatto Quotidiano. Comunque un'ottima fonte italiana, soprattutto appunto per l'Africa, perché appunto diciamo l'informazione italiana scarseggia in generale sull'internazionale, ma sull'Africa in particolare, nonostante ci dovrebbe interessare diciamo in maniera molto diretta e particolarmente carente in qualche modo. Appunto, Massimo è veramente un pezzo di storia fondamentale del giornalismo italiano. Ricordiamo che, appunto, stando a Wikipedia, poi mi confermerai, ma insomma mi sembra che sia effettivamente così, è stato il primo giornalista occidentale a entrare nella Cambogia controllata dai Khmer Rossi dopo l'invasione vietnamita. Quindi diciamo c'è un background notevole. E poi storico corrispondente dall'Africa del Corriere della Sera, e con lui appunto oggi cercheremo un po' di fare un po' un punto abbastanza ampio sulla situazione in Africa, a partire dalle cose più recenti che stanno accadendo in Senegal, per poi passare al Sahel, quindi quelli che noi abbiamo chiamato golpe patriottici, però magari Massimo non è d'accordo con noi, e sentiremo la sua opinione e soprattutto insomma cosa c'ha da dirci, per poi arrivare al Corno d'Africa, dove appunto tra Etiopia, Somaliland, e poi abbiamo visto insomma si intreccia ovviamente molto questa faccenda anche con la situazione in generale del Mar Rosso, che conosciamo e abbiamo affrontato più volte. Quindi partirei appunto proprio dal Senegal. C'è stato appunto ultimamente il rinvio delle elezioni previste a brevissimo, no? Erano entro la fine di febbraio, mi sembra, sono state 25 febbraio. Esatto, sono state rimandate sostanzialmente di un anno, in una situazione dove appunto il presidente in carica, diciamo, non gode di grandi consensi popolari, mentre il personaggio politico che gode dei maggiori consensi popolari, soprattutto tra le fasce di popolazioni più giovane, è Sonko, che invece è stato completamente fatto fuori dai giochi attraverso, diciamo, la magistratura in qualche modo. E al massimo, appunto, ci spiegherà se questa si può chiamare l'ennesimo golpe giudiziario oppure, insomma, c'erano delle motivazioni concrete. Quindi partiamo di lì, faccio un po' un punto della situazione attuale in Senegal e cerchiamo un po' di ricostruire come ci siamo arrivati e che implicazioni ha, insomma, sul resto della regione, più in generale a livello internazionale. Eh sì, il Senegal, tra altre cose, è uno dei paesi più stabili dell'Africa. Tant'è vero che il primo presidente, dopo l'indipendenza, Leopold Senghor, che tra le altre cose era stato membro dell'Assemblea nazionale francese, quindi era un deputato francese, dopo che ha finito il suo primo mandato, si è dimesso, se n'è andato dicendo: ragazzi, nessuno mi ha ordinato il medico di fare il presidente a vita. E quindi, anche se era un intellettuale, perché lui non era solo un politico che ha lottato per l'indipendenza del suo paese, ma era anche un letterato, un poeta, cioè era un uomo veramente di grande cultura. E tra le altre cose, io è importante, scusami se faccio un piccolo aneddoto, racconto questo piccolo aneddoto, che è in francese, ma poi lo traduco. Quando io gli ho detto per qualcosa, gli ho chiesto qualcosa sui noir, i neri, gli ho detto: parce que le noir, il faut qu'on sache, e lui mi ha detto: Messie, signore, je ne suis pas noir, je suis nègre, perché la negritudine è una cultura. Noi invece, che abbiamo subiamo un imperialismo culturale dagli americani. No, perché negro in spagnolo vuol dire nero, in realtà. Però gli spagnoli ovviamente non è che possono inventarsi una parola, usano la parola negro che vuol dire nero, esattamente. Noi invece che subiamo, secondo me, perché nigger invece in inglese, I'm nigger, o you are nigger, è un insulto. È un insulto, si dice un nero, sei un nigger, un negro, ecco.
noi subiamo l'imperialismo culturale francese, per cui sono neri e non sono negri. Secondo me è un po' sbagliato, ecco questo. Infatti io rivendicherei l'uso della parola negro, che non è un insulto assolutamente in italiano, però ormai lo è diventato, quindi non ti puoi permettere a dire in autobus: scusi signor negro, no, ti prende un cazzotto. Tra l'altro in testa. Sulle piattaforme è proprio tipo quasi bandito, sostanzialmente la N-word, no, si chiama, quindi certo. E invece proprio in Senegal mi disse Sangor, che peraltro non era più presidente quando io l'ho visto, perché si era già dimesso, sarei troppo antico anch'io, mi disse: je suis negro, e facendomi quasi una lavata di capo, perché avevo usato questo termine. Comunque, e quindi è un paese in qualche modo democratico. Il presidente Guadè, che è stato eletto, non voleva andarsene dopo due mandati, perché c'è un limite di due mandati, non voleva andarsene, però è stato mandato via. È stato mandato via ed è ristabilito, diciamo, la legalità costituzionale, nel senso che due mandati e poi te ne vai. Adesso abbiamo Macky Sall, che si era presentato, come spesso accade in Africa, come grande liberatore, cioè l'indipendenza, la democrazia, eccetera, eccetera. Macky Sall è stato però, ha cominciato a mettere in galera tutti gli oppositori. E, tra l'altro, un oppositore, un Sumane, che invece è popolarissimo. E allora lo mette in galera con le scuse più incredibili, no? Perché comunque no, hai partecipato alla manifestazione antigovernativa, quindi sei o non sei accessibile, oppure in altri paesi dicono altrettanto, dice: tu alla madre francese, la doppia nazionalità, quindi siccome hai due passaporti non puoi candidarti alle elezioni. Ecco, sono scuse banali. Pensa che, se mi permetti di raccontare un altro aneddoto, il dittatore presidente Omar Bongo, siamo un po' più a sud, vado in Gabon, una volta quando l'ho intervistato gli chiesi: perché lei commette dei brogli durante le elezioni? Lei le elezioni? No, mi fece: no, io non faccio brogli, le cose si devono fare prima. Infatti lui cosa faceva? Il dissidente popolarissimo, che avrebbe in qualche modo potuto impensierire alle elezioni, ha chiuso l'aeroporto. Questo non è potuto scendere, quindi non ha potuto accreditarsi come candidato presidente. Vedi, io sono democratico, mi dice, io gli ho dato la possibilità, è lui che non è arrivato, ma l'aeroporto l'aveva chiuso Omar Bongo. Ecco, quindi veramente sono delle cose, no? Ecco, in Africa, che sono tra il farsesco e il drammatico. Dobbiamo scegliere noi cosa è meglio. Quindi la stessa cosa sta succedendo in Senegal. Rimandiamo le elezioni, non di un anno, alla fine dell'anno dovrebbero essere. Ma comunque, un presidente non può permettersi di decidere lui quando fare le elezioni. Ecco, lo Stato di diritto. E Macky Sall purtroppo, ma Macky Sall purtroppo è stato eletto proprio sulle basi dello Stato di diritto, non vengono rispettate le regole dello Stato di diritto. La cosa ovviamente sta provocando delle sommosse, l'opposizione, e non solo, perché appunto, altro metodo, no, durante la votazione del rinvio delle elezioni, votata all'unanimità, o credo che sia opposto uno solo, dall'Assemblea nazionale, cioè dal Parlamento, l'opposizione non è stata fatta entrare in Parlamento. E dice: sai, non ho votato se non l'unanimità. Certo, non c'erano, non li hai fatti entrare. Ecco, quindi la regola formalmente è rispettata, no? È democrazia, hanno votato. Peccato che non è rispettato la base, la fonte. Ecco, questo è una cosa che accade in Africa spesso. Adesso speriamo che si vada ad elezioni
più presto possibile, probabilmente entro la fine dell'anno si andrà, perché credo che comunque la polizia, l'esercito, il Parlamento, un po' di regole miste, no? Il bastone e la carota, aveva scritto Camilla Cederna sul Corriere della Sera subito dopo la caduta del fascismo. Ecco, probabilmente tra bastone e carota le elezioni si faranno alla fine Senti, dell'anno. ma quanto Speriamo. questo conflitto interno, diciamo, tra forze politiche in Senegal, quanto è, diciamo, una questione totalmente interna legata appunto a differenti, soprattutto diciamo, a giochi di potere interni, e quanto invece, diciamo, si interfaccia con la fase più generale, diciamo, di grande ondata di decolonizzazione che appunto arriva dal Sahel, con appunto Macky Sall, che in qualche modo l'abbiamo visto anche appunto al Forum Italia-Africa, insomma, quindi molto aperto al dialogo con l'Occidente, nel senso quanto Macky Sall è davvero filo occidentale, quanto Sonko invece è espressione di questa nuova ondata di anticolonialismo, insomma, quanto si interfaccia con la Sì, situazione più sì. generale, ecco. Guarda, io non credo che faccia parte del gruppo anticolonialista che ha preso il potere nel Sahel, poi andremo a vedere dove e come. Ma attenzione, infatti lì sono stati i militari che ha preso il potere, anche in Niger, in Mali e in Burkina Faso. Qui non siamo a quel livello, però siamo a un livello di non rispetto delle regole democratiche. Questo c'è da dire, e quindi su questo è importante, secondo me, sapere come comportarsi, perché vedere, io non credo che lui abbia delle tendenze antifrancesi, perché poi anticolonialismo da quella parte si può solo identificare facilmente come antifrancesi, però ricredo che comunque ci sia uno scrollo voglia lo scrollarsi dalle regole ferree della democrazia. Ecco, questo secondo me è abbastanza grave. Tra l'altro, il paese è uno dei paesi, come ho detto prima, più stabili in Africa, con un'economia comunque in crescita, ecco, lavora, quindi non è uno dei paesi terra di nessuno che ci sono in Africa, ce ne sono tanti. Ecco, prima parlavamo del Gabon, dopo ne parleremo un attimo quando parleremo del Sahel, perché appunto. Il sentimento antifrancese si manifesta in vari modi, con una certa filo-francesità, come invece con un'opposizione pesante ai francesi e alla cultura occidentale. Questo purtroppo, infatti, sono tra due fuochi. In Senegal, in particolare, non c'è ancora un movimento islamista o filo-islamista, però c'è da altre parti, ovviamente, e gioca il suo ruolo. Chiaro, chiaro. E quindi allora ci spostiamo un pochino più a est, arriviamo diciamo a questa nuova cintura del Sahel fatta da Mali, Burkina Faso e Niger, che appunto l'ultimo golpe in ordine cronologico fu quello del Niger e venne appunto in qualche modo minacciato di invasione militare da parte dell'ECOWAS, sostenuta insomma questa opzione dai francesi e con a capofila i nigeriani di che non mi ricordo, come si chiama? Tulubu, come si chiama? Il presidente nigeriano, scusa, vabbè, non ci viene in mente, Come ti è cambiato da scusate. poco, effettivamente, quindi. E appunto, invece, diciamo, questa opzione militare, minaccia militare, ovviamente si è rivelata essere abbastanza appunto velleitaria. Mali e Burkina Faso hanno annunciato, diciamo, un progetto di confederazione e si pensa si possa estendere anche al Niger, che probabilmente è ancora più critica come situazione, perché appunto è un grande fornitore di uranio, ha risorse petrolifere ingenti, insomma, quindi diciamo è un po' più delicato. Quanto è stata grande, diciamo, la debacle occidentale in questi tre paesi, viste le minacce poi fondate sul niente, e anche quanto in qualche modo lì ha giocato una certa contrapposizione o comunque differenza di agende tra
statunitensi e francesi, perché appunto ricordiamo che lì quando parliamo, come giustamente detto anche te per il Senegal, quando parliamo di Occidente parliamo di Francia, la Francia arretrata, però ad esempio gli Stati Uniti rimangono con due basi per i droni in Niger, quindi quanto anche diciamo ha a che vedere con le fratture interne diciamo al blocco occidentale. Sì, il presidente nigeriano è Bola Tinubu, eh? No. Ma sai, la situazione è complessa, complicata, perché in Centrafrica hanno cacciato l'ONU e hanno fatto arrivare la Wagner russa e adesso arrivano pure gli americani, i mercenari americani. Ecco, quindi è complicato e non è facile. Vedi, c'è chi in Java dice viva, adesso hanno lasciato l'Occidente, parlo del Mali, Burkina Faso e Niger. In realtà non è vero, come hai detto tu, gli americani ci sono rimasti. Quindi il sentimento antifrancese è un sentimento che esiste, forte anche, ma è un sentimento soprattutto non è anticolonialista, è quasi un odio verso i francesi, un nuovo razziale, fammi passare questa parola, anche se è scorretto dire così, perché in fondo sostituire i francesi con i russi, gli americani o i cinesi non è scrollarsi addosso il colonialismo, anche perché questi paesi non possono scrollarsi addosso il colonialismo e gli aiuti che hanno, perché i colonialisti sicuramente sfruttano il paese, però qualche cosa la lasciano nel paese. E quindi, per esempio, il franco CFA che viene usato in tutti questi paesi è certamente un modo per tenerli agganciati al collo, però è anche un modo per fare arrivare in questi paesi dei soldi la cui percentuale minima finisce alle popolazioni. Ecco. Quindi le popolazioni stanno subendo, ma non è questione di embargo solamente, se vuoi, subendo, se io non vengo più, mi tratti così, non ti do i miei aiuti. Infatti si era diffusa la voce qualche giorno fa che in Mali avessero cancellato l'uso del franco CFA. Il franco CFA è una moneta garantita dall'euro, e quindi voglio dire è una moneta solida, con il rublo. È arrivata questa informazione, siamo andati a controllarla dai nostri stringer, che abbiamo uno bravissimo, che è Serge Daniel, che è un mio caro amico ed è in Mali, è un burkinabè che è in Mali, lavora per la radio e la televisione francese, per la France Presse, il quale mi ha detto: no, guarda, non è vero. Ecco, ma non è vero perché sostituisci col rublo? Ma il rublo non vale niente. Ecco, il rublo, quando devo pagare i debiti internazionali, come faccio? Li pago in rubli? Li pago in franchi se fa, perché è come se li pagassi in nero. E oltretutto, te lo garantisco io, che se tu non riesci ad arrivare franchi se fa all'ammontare dei franchi che devi pagare, ti copro io Europa occidentale, in qualche modo. Quindi attenzione, sono delle cose molto molto complicate, che io ho sentito appunto: ah, evviva, adesso sostituiscono il rublo. Ci hanno scritto i lettori di Africa Express. Gli ho spiegato: guarda, che non possono sostituirlo finché non c'è una moneta forte. La stessa cosa del BRICS. I BRICS da soli non possono sopravvivere perché, certo, vogliono sganciarsi dal dollaro e fanno bene a sganciarsi dal dollaro se lo potessero, però non hanno una moneta forte. Ecco, per sganciarsi dal dollaro potrebbero paradossalmente fare accordi con l'euro. Ma dice: sì, allora noi prendiamo l'euro come moneta di scambio. E qui chiamerei in ballo l'Europa a dire: Europa, ci stai ad abbandonare il dollaro? Credo che l'Europa, a questo punto, il guinzaglio che ha l'Europa da parte degli Stati Uniti venga tirato e strappato in modo tale da non poter fare un'azione di questo fatto. Infatti, il risultato degli ultimi avvenimenti, e diciamo le guerre, l'Ucraina, Gaza, ecco, il risultato è che l'Europa è mezza spappolata e gli Stati Uniti invece ci guadagnano
a questo spopolamento dell'Europa. Chiaro, chiaro. No, mi chiedevo, no, appunto, a proposito del ruolo russo e in qualche modo anche russo più dal punto di vista strettamente militare, però anche cinese dal punto di vista commerciale, insomma, di potenza economica, appunto nei tre golpe del Sahel, diciamo appunto l'interpretazione più russofoba che leggiamo spesso sulla nostra stampa è come diciamo quasi incentivato dai russi questo passaggio. Mentre diciamo l'idea che ci si era fatti, però vorrei sentire la tua opinione, è che sostanzialmente ha creato, diciamo, più che altro l'opportunità di fare questo colpo di mano in qualche modo, sapendo che qualche sostegno estero comunque ci poteva essere, no? A partire dalla Wagner, dal punto di vista militare e dalla Cina dal punto di vista commerciale, cioè sapevano che cacciando l'Occidente non si inimicavano tutti, ecco, in qualche modo rimaneva. Sostanzialmente la comunità internazionale non è più traducibile semplicemente con l'Occidente e c'era un pezzo di comunità internazionale che anzi li avrebbe in qualche modo continuato a avere rapporti e anche Sì, quasi aiutati. in parte hai ragione, però in parte no, perché io ho questa sensazione, diciamo che si siano fidati eccessivamente della Russia, che siano caduti nel trappolone che ha teso la Russia. E penso, non ho nessuna prova, quindi potrei essere smentito in qualunque momento, che sia stata comunque concordata la cosa con i russi, poi con Prigozhin, con la Wagner. Ecco perché? Perché i russi in realtà mirano anche loro a impadronirsi delle risorse minerarie. Per esempio, in Centrafrica e in Sudan, dove la Wagner è presente pesantemente e partecipa alla guerra in Sudan pesantemente, la Wagner controlla tutte le miniere di oro che ci sono sia in Centrafrica che in Sudan. Come hai detto tu, accennato all'inizio, c'è l'uranio. La Russia non ha bisogno di uranio perché produce uranio, quindi non ha bisogno però dell'uranio del Niger, però che per altre cose era già appaltato in parte ai cinesi, quindi sempre tutto complicato, perché la Francia sta dismettendo le miniere di uranio prima del golpe in Niger, quindi anche lì situazione confusa e complicata. Non ha bisogno di quell'uranio, però l'uranio, con quell'uranio tiene al guinzaglio, che invece serve, per esempio, guarda caso, alle centrali ucraine. Le centrali, anche cioè, noi conosciamo Chernobyl, ma le centrali ucraine funzionano con uranio francese e sono gestite da tecnologia canadese. Allora, capisci che qui nessuno di noi, io credo di sapere un po' di cose di Africa, ma tutte queste cointeressenze, se non si sanno, non si riescono poi a capire le guerre, e anch'io non le conosco, Attenzione, non è che conosca tutto, ovviamente. E questo è molto, molto complicato. Io dico che la geopolitica è come la scienza, la geopolitica, è come la scienza delle previsioni del tempo. Tu guardi e dici, sì, guarda fuori, c'è bel tempo, c'è bel tempo. Poi arriva pioggia, grandine. No, perché? Perché le variabili sono talmente tante che cambia una piccola variabile e ti salta tutto il problema. E quindi a questo punto sbagli la tua previsione del tempo e la tua previsione Senti, geopolitica. dal punto di vista, due cose. Uno, quanto questi tre paesi, diciamo, l'alleanza Mali e Burkina Faso sembra abbastanza solida. Quanto, diciamo, è realistico che questa alleanza si allarghi in modo così, diciamo, strutturato anche al Niger e in che tempi? E soprattutto questo cosa significa per l'ECOWAS? Appunto, questi tre paesi appunto erano stati sospesi dall'ECOWAS, ma poi hanno proprio deciso di troncare completamente il rapporto. Quindi, cosa cambia in casa ECOWAS e che ripercussioni ha per tutta l'area questo cambiamento eventuale? Guarda, sulla prima domanda preferirei non rispondere, perché io in Africa
Noi abbiamo, dico noi perché eravamo un gruppo di giornalisti, tutti corrispondenti dall'Africa, oltre io che ero al Corriere della Sera, c'era la BBC, New York Times, Washington Post, tutti quanti ci siamo visti nella mia camera d'albergo a Kinshasa mentre cadeva Mobutu e arrivavano i ribelli. E siccome il 1 maggio i giornali, allora internet non c'era, non si pubblicano, noi, io ho organizzato il 2 di maggio, perché l'1 è vacanza, in camera mia a Kinshasa, ho invitato tutti i colleghi a bere qualcosa. E allora abbiamo pontificato alla grande, perché l'Eritrea stava sorgendo dalle macerie della guerra. L'Angola andava bene, noi abbiamo fatto tutti dei progetti dicendo: guarda, adesso da Massawa a Luanda, ecco, sulla carta geografica, scrivendo con la mano, dicendo da qui a lì, sicuramente adesso pacificazione, ricresce tutto. Questo accadeva in maggio e scoppiava la guerra tra Etiopia e Eritrea, era il 98, subito dopo. In Luanda succedeva altra guerra, poi c'erano Centrafrica, tutto quanto. Quindi previsione totalmente sbagliata e mi prendo la responsabilità. Quindi dire cosa fanno, se fanno, no, se arrivano, guarda, io credo questi sono dei paesi tutti, tutti corrotti proprio fino all'ombelico. Ecco, allora se arrivano paccate di soldi che destinate a delle famiglie che comunque governano o hanno influenza sulla politica, la politica si cambia senza grandi problemi. Quindi, sai, è molto difficile dire cosa succederà. Invece, la seconda domanda era su. Ecco, cosa cambia nell'ECOWAS e quindi a cascata cosa Ecco, cambia in tutta la regione? è sempre lì, secondo me, è connesso a questa cosa. Se la Nigeria, che è un paese molto ricco e quindi molto più corrotto ovviamente degli altri, mette sul piatto della bilancia un bel gruzzolo di soldi, belle gruzzolo o pacchi di pepite d'oro, cambia tutto. Ecco, non credo che cambi tutti, perché lì i paesi, ognuno ha bisogno dell'altro, ma anche per motivi interni. Lì è importante il ruolo che giocherà appunto la Wagner e la Russia, se riesce a contenere questa pressione, che non è più fatta di embargo, ma è fatta di pressione politica, di pressione io ti do se tu mi dai, ecco, riesce a placare queste spinte, diciamo, secessioniste, che non è una secessione vera, uso dei termini che sono scorretti, se vai, però quello che voglio dire, centrifughe in cui appunto se ne vogliono andare e vogliono, ma cosa fanno da soli non si sa bene. L'ECOWAS è intervenuto parecchie volte a sostegno formalmente della democrazia, adesso vorrebbe intervenire in Senegal su sta roba. Vediamo cosa succede in Senegal, cosa faranno. Sai, sono paesi, la maggior parte di questi, il Ghana è un paese democraticissimo, ma Ouattara, che Alassane Ouattara, che è il capo della Costa d'Avorio, anche lui è arrivato lì, grande democratico, combattente per la libertà, è stato in esilio per anni, dicendo: ecco, i governi non ci permettono elezioni, antidemocratici, ci vogliono sbattere fuori, prende il potere e fa la stessa cosa, capito? Quindi si dovrebbe trovare un meccanismo per fare risportare la democrazia, ma la democrazia, e anche lì è molto complicata, perché i voti si manipolano lì, al di là dei brogli elettorali che non so se si verifichino o no, o caso per caso si dovrebbe vedere, ma la democrazia è anche consenso dei voti, e lì i voti si comprano. Vai in un villaggio, gli dici: ti faccio l'ambulatorio, e tu dirai: questo succede pure in Italia, effettivamente. Cioè, non dico una cosa Non è, nuova, diciamo, non c'è nessuno però shock lì a maggior ragione. culturale. Tutto il mondo è paese, mio caro. No, ma mi chiedevo quanto secondo te l'ECOWAS sia
appunto, realmente un'organizzazione regionale che in qualche modo aiuta con tutte le contraddizioni del mondo, senza far semplificare nessuno, però che realmente, diciamo, porta avanti una agenda di emancipazione regionale rispetto, diciamo, alla sottomissione neocoloniale all'Occidente, o invece uno strumento dell'Occidente, nel senso, se in qualche modo tifando decolonizzazione, noi ci dobbiamo augurare che l'ECOWAS salti in qualche modo per aria, oppure in realtà è riformabile, o meglio ancora, già come è oggi, in qualche modo invece può aiutare il processo di decolonizzazione. Cioè, qual è la tua valutazione di quello strumento lì? Allora, l'ECOWAS si dovrebbe riformare, ma chi lo riforma? I soggetti che dall'ECOWAS si ricavano qualcosa? È molto difficile che si riformi completamente. Piano piano si potrebbe riformare. Il problema è questo: c'è questo, il colonialismo c'è, ma il colonialismo è cambiato dal colonialismo antico al neocolonialismo moderno, in qualche modo. Perché è cambiato? Perché in qualche modo sono stati inseriti degli elementi di democrazia che spesso sono saltati, attenzione, perché il Chad, per esempio, è saltato, credo che abbia avuto solo un presidente nella sua storia, sempre l'indipendenza degli anni 60, ma un presidente che, Tom Balbaie, mi pare che fosse, che è saltato. E poi abbiamo avuto sempre dittatori, dittatori finti, cioè no, dittatori veri, democratici finti, cioè questi che fanno le elezioni e vincono le elezioni, oppure come Idris adesso, che ha promesso, lui è presidente di transizione. La transizione che dura decenni mi pare che non sia una transizione, però ecco, come lo stato d'emergenza, che mi pare che in Colombia ci sia da 50 anni. Che stato d'emergenza c'è da 50 anni? Ecco, o c'è stato sicuramente, non so se l'ha tolto, perché non è il mio campo, l'America Sì, Latina, c'è però. il buon Petro ora che sta facendo un ottimo lavoro, penso meriti una chance. E spostandoci un pochino verso, ancora verso est in questo viaggio che taglia l'Africa, in due arriviamo al Corno d'Africa, no? E in particolare, diciamo, lì ci sono due cose particolarmente calde, che sono la situazione in Sudan, che è appunto, diciamo, un massacro abbastanza di cui ce ne stiamo completamente fregando, no? Ecco, come è già successo in passato, ma dal punto di vista forse dell'impatto geopolitico ancora più rilevante è tutta la partita che si è aperta tra Etiopia, Somalia e il riconoscimento del Somaliland, diciamo, questo sbocco al mare acquistato, diciamo, dagli etiopi. Situazione che tra l'altro, insomma, si complica perché appunto si innesta in tutta la situazione generale del Mar Rosso, che è appunto abbastanza incandescente. Insomma, dici te, cosa succede e quali sono gli aspetti più rilevanti? Vorrei dire una battuta, perché il Sudan è una situazione drammatica, c'è una guerra civile dall'aprile dell'anno scorso, dove si pisano, sono decine di morti. Guarda, su Africa Express abbiamo pubblicato un reportage video per i video che ci hanno mandato i miei stringer, i nostri stringer, che è raccapricciante. Lo potete andare a vedere cercandolo nell'archivio, perché ormai l'abbiamo pubblicato un paio di settimane fa. Però io invito, appunto, per far capire com'è la situazione, sì, andarlo a vedere, perché appunto è istruttivo. Sul caso dell'Etiopia, Somaliland, allora Eritrea, io da anni sostengo che quello del Somaliland è il cinismo della democrazia. Perché abbiamo, anzi, della diplomazia, scusa, cinismo della diplomazia. Perché? Perché il Somaliland è indipendente dal 1993, di fatto, ha istituzioni, stampa il passaporto, ha una sua moneta, ha sue elezioni rispettate, non c'è una guerra. Sì, siamo in Africa, quindi non c'è violenza, è assurdo. Però c'è un minimo di violenza, ma rispetto alla Somalia italiana, diciamo l'ex Somalia italiana, che è una giungla dove
ci sono, la guerra civile di fatto è pesante lì, e con le istituzioni che non esistono, non ci sono, elezioni che sono delle farsa, farsa perché appunto fare elezioni in un posto dove c'è un campo di combattimento, è assurdo pensare che si possano fare delle elezioni democratiche in un campo di combattimento. Ecco, invece lì c'è questa oasi che funziona, che vuole chiedere di essere indipendente. E noi diciamo di no perché? Per motivi, no? Tra le altre cose, il Somaliland non è riconosciuto da quasi da nessuno, anzi pochi, tre o quattro paesi lo riconoscono. Tra cui Taiwan, però, ecco, no? Che si riconoscono a vicenda così. No? E però ha rapporti commerciali da una vita con l'Etiopia, che ha bisogno, ci sono i voli Addis Abeba, Hargeisa, che io ho preso qualche anno fa, e sono dei voli di linea normali. Ecco. Ci sono aperto il confine, il passaggio di commercio. A Dire Dawa, poco lontano da Dire Dawa, c'è la frontiera, si passa la frontiera, si va dall'altra parte e ci sono rapporti continui tra Somalia e Etiopia, non solo, ma anche con la Gran Bretagna, l'ex potenza coloniale, hanno un ufficio commerciale, anche a Taiwan non è riconosciuta, però praticamente ecco, non può accedere ai crediti multilaterali, ma ai crediti bilaterali sì, io do i crediti a chi voglio io, non mi devo aspettare che qualcun altro mi dia l'ok per i crediti. E quindi, allora, perché non si vuole in qualche modo riconoscere il Somaliland? Ecco, questo a me sfugge, perché debba legato alla Somalia, noi vogliamo la Somalia, perché forse tutti i paesi africani poi diventano indipendenti, allora abbiamo non 50, 54 paesi, ma ne abbiamo 5.000 in Africa perché ogni etnia vuole il suo territorio. Allora, io non ho capito, ho capito una cosa, che i confini dell'Africa sono stati determinati dal colonialismo, non sono dei confini reali, perché noi in Europa parliamo sempre la stessa lingua, al massimo ne parliamo due nelle zone di frontiera, l'Alto Adige. Per quello che riguarda l'Italia o la Lorena, Alsazia e la Lorena, oppure Lussemburgo, ecco. Però siamo uniti dallo stesso cibo, più o meno, ovviamente la cucina italiana non è quella tedesca, però per fortuna, posso aggiungere per fortuna, ecco. Però siamo tutti, e per costruire l'Europa ci vuole. Siamo in ballo da 50 anni e ancora vedete che non abbiamo costruito un bel niente. Invece lì abbiamo messo assieme una serie di tribù che non parlano la stessa lingua, non parlano, non mangiano le stesse cose, non hanno la stessa religione, non hanno niente, usi e costumi in comune, però sono costretti a stare assieme. Ecco, perché si dice, sì, c'è la stabilità, le cose, eccetera. Guarda, c'è un unico paese in Africa, che è fatto da gente che parla la stessa lingua, mangia le stesse cose, ha la stessa religione e ha gli stessi usi e costumi. Ed è la Somalia, in guerra da 50 anni. Ecco, quindi crollano tutte le certezze in Africa, il crollo delle certezze, l'Africa è il crollo delle certezze. Ecco, e c'è un paese, scusa sempre, un po' le tue domande non rispondo e do altre cose, ma mi vengono in mente. C'è anche un paese che è un paradosso ed è un ossimoro, che è la Liberia. La Liberia è un paese che è sempre stato indipendente. Il presidente americano Monroe e le società per la liberazione degli schiavi in America compravano gli schiavi e poi li rimandavano indietro, li mettevano sulle navi e li rimandavano indietro. In questo territorio che era stato comprato, la Liberia in qualche modo, per creare questo nuovo Stato. Ebbene, loro, questi americani, neri americani, si sono consorziati in una tribù, la tribù Congo, si chiama così, tribù Congo, ed è
Ci sono decine di tribù, in Liberia c'è il paese piccolissimo, i Kran, i Mandingo che noi conosciamo, o conosco anche molto bene la Liberia, ci sono passato parecchi mesi. No, e lì cosa facevano questi? Come prima attività? Andavano nell'entroterra perché erano sbarcati, ovviamente a Monrovia, a Buchanan, sulla costa, andavano nell'entroterra, razziavano le popolazioni e le spedivano in America come schiavi. Ma è questo un paradosso, cioè io sono stato schiavo nella mia vita, magari sono nato schiavo, dalla famiglia schiavi in America, vengo liberato, vengo mandato lì e mi dedico a catturare della gente che vendo come schiavi. No, ecco, questo essendo tutte cose da studiare, attenzione perché la Costituzione liberiana, che è praticamente scritta e copiata da quella americana, contiene però un elemento diverso. Non puoi essere liberiano se non sei nero. Non è razzismo questo, al contrario. Ecco, quindi, ecco, bisognerebbe studiare anche queste piccole cose, dici, ma che influenza hanno? Ci sono i neri e i bianchi che vogliono diventare liberiani, forse non ha nessuna influenza, però è un modo di ragionare, è un metodo. Io sono molto, molto legato ai metodi, che devono essere rispettati i metodi, e soprattutto non usare sempre gli stessi metodi. Non con il mio amico uso dei metodi buoni, con il mio nemico uso dei metodi cattivi quando sono nella stessa situazione. Devo descrivere la situazione di qualcuno. Ecco, questo è molto Chiaro, importante. chiaro. Per tornare all'Etiopia, Eritrea, l'Etiopia è stata guidata da secondo me, uno dei pochissimi statisti africani, che era Meles Zenawi, primo ministro. La Costituzione etiopica è una costituzione all'avanguardia, tra altre cose scritta dagli italiani. Non ricordo come si chiama il professore di Pisa proprio, mi pare, che avesse contribuito alla scrittura di questa Costituzione, e prevede per esempio la secessione degli vari stati che ci sono all'interno, con delle procedure ovviamente complicate. Non è ti alzi la mattina e dici secessione, ovviamente. Allora, lui ha tentato di organizzare l'Etiopia veramente in termini democratici, ma si è trovato di fronte appunto a questa situazione africana ed è stato costretto. Io lo conoscevo molto bene, lo intervistavo spesso, andavo da Nairobi, dove io abito in parte ancora, a Nairobi, telefonavo la mattina, guarda, devo venire a Nairobi perché il giornale mi ha mandato per un'altra cosa. Sì, dovevo venire ad Addis Abeba, da Nairobi, vorrei vederti. E su lui, sì, dai, aspetta, trovo un momento per vederti. Una volta, infatti, mi disse, guarda che ora arrivi, io arrivo stasera. Senti, io domani non ho tempo, però se vieni alle 6 della mattina, facciamo colazione assieme, ti invito a colazione. Parlare inglese alle 6 della mattina, scusatemi, ma ho qualche problema. Adesso è fluido. Anche italiano, devo dire, non parlo molto bene alle 6 della mattina. Ecco, però, quindi voglio dire, avevamo un buon rapporto. A tal punto che lui, che appunto aveva cercato di istituire delle elezioni libere e democratiche, quando ci sono state, lui è morto 10 anni fa, adesso mi pare nel 2013, è morto di morte naturale, era ricoverato a Bruxelles, improvvisamente, anzi io dovevo andarlo a trovare a Bruxelles in ospedale e poi mi è arrivata la notizia che invece era aspirato. E lui ha tentato di democratizzare il paese, però si è trovata davanti appunto questi atteggiamenti di chi non vuole assolutamente, vuole il potere e prendersi il potere senza guardare in faccia a nessuno, magari millantandosi democratico, io sono democratico e quindi mi lanto di essere democratico, ma poi una volta preso il potere da combattente per la libertà mi trasformo in feroce dittatore, ecco, cosa che è comune in Africa. Ebbene, partecipa alle elezioni,
erano elezioni sia delle parlamentari che locali, che regionali. Quindi lui, attenzione, l'Etiopia è l'unica democrazia parlamentare, quindi basata, sai, quella che qualcuno vuole distruggere in Italia in questo momento? Ecco, siamo uguali, noi siamo come l'Etiopia, perché ci ha copiato e abbiamo un primo ministro che ha potere, sì, ma c'è anche un presidente della Repubblica, ecco, che ha un potere anche lui esecutivo in qualche modo, no? Fa eseguire le leggi. E in qualche modo lui stava perdendo le elezioni perché aveva perso già il sindaco di Addis Abeba. Stavano facendo lo spoglio del Parlamento e ha barato. Preso il telefono e ha detto: "Scusa, Melles, ma che cosa fai? Combattente per la libertà, ti stai trasformando in feroce dittatore?" Allora mi dice: "Guarda, io ti faccio parlare con la mia segretaria che parla italiano, che ti legge e ti traduce alcuni degli articoli pubblicati dai giornali." I giornali erano molto liberi in quel momento, e ti faccio così, ti dice: "Allora mi passa Aster, la sua segretaria, che comincia a leggermi questi pezzi in cui c'era una portentosa campagna etnica contro i tigrini pesantissima, per cui minacciando anche, voglio dire, violenze." Dice: "Guarda che se io do il potere a questi qua, mi distruggono." E quindi praticamente ha ammesso con me, anche se non ha usato queste parole, di avere provocato i brogli che lo fecero poi vincere l'elezione. Ecco, adesso è successa un'altra cosa: lui è morto, è arrivato un primo ministro non della sua etnia, lui è tigrino. I tigrini sono l'etnia più intellettualmente più avanzata, molto scolarizzata, con poi commercio, il commercio, cioè l'economia è tutta nelle mani dei tigrini. I tigrini che occupano il nord dell'Etiopia, quella proprio ai confini con l'Eritrea. E quindi le altre etnie che sono più povere sono anche revanciste, sciiste nei confronti dei tigrini. Lui ha messo prima al potere, non lui, ma comunque subito dopo la sua morte, ha dato al potere come primo ministro un primo ministro di un'etnia minore. Poi è arrivato questo Abiy, che ha messo, è Oromo, il quale ha cercato di erodere il potere dei tigrini. Però ha sbagliato perché poteva farlo, ma lentamente. Invece, quando tu agisci con i muscoli, qualcun altro usa i muscoli in questo pianeta, mi pare, e credo che non ci riesca molto bene però a usarli, crei una reazione profonda che si è appunto sviluppata con la guerra civile che c'è stata in Eritrea per 2 anni fa. È finita da un po', i tigrini hanno rinunciato a qualcosa. Gli altri si sono accaparrati qualcosa in qualche modo. Peccato perché è il paese che io giudico, ecco, questa volta mi sbilancio un po', con grandi potenzialità, però non ha lo sbocco al mare. Ecco che va, per non dipendere dall'Eritrea, nemici storici. E in Eritrea, se vuoi, poi ti faccio un po' la storia di questo paese, di questa finta democrazia, di questo dittatore mascalzone che c'ha il potere. E per non dipendere da loro, deve fare l'accordo con Somaliland, deve riconoscere il Somaliland e prendere il posto di Berbera. Sai, questo dà fastidio a tanti, perché è un rafforzamento di Abiy, che ha fatto anche lui un po' di errori, perché cacciando gli americani poi li ha ripresi, poi è tornato, poi ha cercato di far entrare i russi e non è stato molto chiaro. Pensa che io conoscevo così bene a Melles che un giorno gli dissi: "Senti, scusa una cosa, ma voi avete preso, come erano partiti i telefoni cellulari, questa compagnia cinese di telefoni cellulari, ma non funzionano i cellulari, ma hai sbagliato, vai alla Motorola." E dice: Sì, ho sbagliato, ho sbagliato. E perché non funzionano niente, adesso io li caccio, ma ho grandi difficoltà a cacciarli."
Lo conoscevo bene, io l'ho intervistato prima quando era capo guerrigliero, poi quando ho preso il potere sono entrato nel palazzo presidenziale e non l'ho riconosciuto. E lui era seduto al posto della segretaria che al computer lo batteva a macchina, non mi ricordo. Ed era lì e dice: sto cercando Meles. Sono io, come? Ah, io mi immaginavo il solito satrapo africano dietro la poltrona con lo schienale gigantesco dietro di lui, d'oro, intarsiate d'oro, eccetera. Invece siamo andati poi così, nella sua stanza, che era una stanzetta piccolina, non da satrapo, appunto, orientale. Per quello che riguarda l'Eritrea, è il paese, cioè c'è presente la Corea del Nord? Cioè, noi parliamo della Corea del Nord. L'Eritrea è uguale per chi ci sta dentro, cioè è un paese antidemocratico. Io ho una condanna a morte in Eritrea, per quello che ho scritto, perché io conoscevo molto bene il dittatore Isaias Afwerki, ero andato a trovarlo sia quando era guerrigliero che dopo, quando ha preso il potere, era stato presidente primo ministro per qualche mese. Poi è diventato presidente subito e ho capito che la democrazia per lui era un orpello. Io sono stato il primo giornalista a scrivere, rivendico questo, a capire e a cominciare a criticare il regime che appunto usava il pugno di ferro, non aveva implementato la Costituzione, non aveva, la Costituzione era stata scritta e approvata dal Parlamento, ma lui non si era rifiutato di applicarla, i partiti politici aveva chiuso e il paese invece aveva una lunga tradizione democratica perché subito dopo la guerra, quando è stato ha avuto un mandato fiduciario dall'Inghilterra, prima dall'Italia e poi dall'Inghilterra che lavoravano assieme, avevano creato e incrementato e incoraggiato i partiti politici, la libertà di stampa. Io conoscevo Woldemariam, che era il capo del Partito Liberale Eritreo, ed era un grande uomo. E infatti all'inizio è andato a lavorare col TPLF, col PF, scusa, quel TPLF del Tigray, invece. E IPIL, EPLF, Eritrean People Liberation Front, ed era andato a lavorare con loro, anche se ormai era vecchio, quindi poteva, però era un sincero democratico. Poi anche lui è stato agli abbandonati. Ecco, questo è un paese dove i giovani scappano perché c'è un servizio militare che sai quando comincia, ma non sai quando finisce. È un paese militarizzato. Ecco, lui non è stato capace di passare da capo guerrigliero a politico, capo della politica, mentre Meles Zenawi l'aveva fatto capo guerrigliero ed era poi diventato un politico. Ecco, lui non è stato capace. Governa il paese col pugno di ferro, con la repressione, con, guarda, una cosa vergognosa. E viene ricevuto in Italia e nessuno dice niente. È stato in Italia adesso per il summit Italia-Africa ed è stato di più. Qualche giorno in più in Italia, è andato in giro per l'Italia dalla comunità eritrea che lo odia, tra l'altro, ma è pieno di spie, tra altre cose, anche nella diaspora. Ma l'Eritrea è un paese dove Beria, che era il capo dei servizi di sicurezza di Stalin, è un ragazzino al confronto, un dilettante. Lì hanno le spie in casa, ci sono le famiglie di cui il marito può parlare con la moglie, perché ha paura che questa qui possa andare dalla polizia a dirgli se lui ha fatto un minimo di critica al governo, lo cacciano in galera. Ecco, questa è la situazione dell'Eritrea. Tutti i miei amici democratici che erano nel governo sono stati incarcerati il 18 settembre del 2001 e sono ancora in carcere. Non si sa dove siano finiti, molti sono morti e questi erano veramente gli eroi della resistenza contro l'Etiopia, che durante la guerra, che è durata 30 anni, dal 62 al 91. Ecco, questi sono stati cacciati in galera, sono quelli che hanno vinto la guerra, sono
sono quelli che volevano implementare la democrazia. Ecco, e noi non diciamo niente, noi trattiamo con i dittatori, questo guarda tutti i governi, non solo questi di destra, anche quelli di sinistra hanno fatto la stessa cosa. Chiarissimo, chiarissimo. Ultimissima cosa, tutto questo come se incide, come incide su appunto la situazione generale nel Mar Rosso che stiamo vivendo in questi giorni. Allora, ovviamente gli eritrei che sono dei guerrafondai di natura, gli eritrei cercano di mettere sempre zizzania dappertutto e ovviamente con gli Houthi che sono di fronte in Yemen e hanno, che noi chiamiamo ribelli, ma poi non è che sono ribelli, perché sono chiamati ribelli, fanno parte del gioco del potere che c'è da quelle parti, ecco. Loro quindi sono ovviamente appoggiano gli Houthi in questo blocco del Mar Rosso, che loro avevano lanciato gli Houthi comunque contro le navi americane e le navi inglesi. Noi, prendendo il comando della task force navale che dovrebbe essere dispiegata nel Golfo, stiamo commettendo un tragico errore. Telefonami di nuovo quando ci sarà il primo attentato in Italia, pesante, perché non possiamo prendere le parti dicendo poi è un'azione di difesa. Ma che azione di difesa, ragazzi? Non giochiamo sui termini, Allora, azione di difesa quando difendi qualcosa, sì, le tue navi, facciano il giro lungo, ci costerà di più, oppure facciano il giro normale e tu non entri nel conflitto che c'è in questo momento tra gli Houthi e Gaza, i palestinesi, Israele e gli americani dall'altro. Chiarissimo, chiarissimo. Io chiuderei qua. Massimo, ti ringrazio tantissimo, è stato molto bello fare questo viaggio insieme. Ovviamente lo dico, insomma, su tante cose io non sono d'accordo, ecco, dico chiaramente, cioè, anche sull'Eritrea non sono molto d'accordo, eccetera, ma d'altronde non sono d'accordo nemmeno sulla Corea del Nord. Però mi interessa molto parlare con un serio e sincero e profondo conoscitore dell'Africa, un liberale serio con cui appunto anche noi un po' terzomondisti ribelli ci possiamo confrontare con molta serenità, anche ovviamente nel rispetto delle differenze. Quindi grazie tantissimo, però, Massimo. Liberale serio, non mi confondere con la mia tradizione liberale ci aggancia a Gobetti, Rosselli, Salvemini, questa gente, Guido D'Orso, la questione meridionale. Quando la parola liberale aveva ancora, diciamo, un senso compiuto. Direi che in inglese, stavolta uso io l'inglesismo, ecco, si traduce in liberal, che sono gli oppositori dei conservatori. Assolutamente, ecco. assolutamente. Spero di rinvitarti presto, perché appunto questa conoscenza complessiva del continente, diciamo, in Italia ce l'hanno in pochi, e secondo me è veramente vergognoso quanto poca attenzione noi che parliamo di piani Mattei e manco conosciamo il continente in qualche modo continuiamo a coltivare, ecco, felici della nostra ignoranza. Quindi grazie tantissimo a Massimo, ci rivedremo sicuramente presto, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in questa lunga chiacchierata, un abbraccione e buon tutto.